Studio con voi Rosario Marino. Prima di iniziare la lettura del notiziario nazionale diamo subito la parola a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, il direttore della testata Pianeta Oggi TV Online, per le ultime news della giornata. Attenzione 1, 2, 3. Una scossa di terremoto è stata registrata in Svizzera con magnitudo 4.2 alle 20.35 ad una profondità di 2 km. L'epicentro è situato nella località di Elm, nel cantone Glarona. Dunque, la scossa è stata registrata dall'INGV. Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutta la Svizzera ed anche in Italia, tra le regioni di Piemonte e Lombardia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o cose e o persone. È tutto, Massimo Bonella per Radio Saiuz. Bene, e passiamo alla lettura delle notizie nazionali. Nuovo DPCM, Conte ha firmato, tutti i locali chiusi alle 18 ma aperti la domenica, provvedimento fino al 24 novembre. Per tutta la giornata di ieri e ancora oggi le regioni avevano proposto al governo di lasciare aperti i locali fino alle 23. Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. Saranno chiusi cinema, teatri, sale scommesse, palestre e piscine. Sospese anche le feste dopo i matrimoni. Fino a 1.500 euro per gli autonomi in Francia e Spagna, 4.000 sterline in Inghilterra, e in Germania il ristoro arriva a 9.000 euro. Gli aiuti negli altri paesi, quindi. Insomma, le misure previste nel resto dell'Unione Europea per sostenere imprese e professionisti. I contributi sono sempre condizionati alla perdita di fatturato legata alla pandemia. Tutti gli stati hanno previsto garanzie pubbliche sui prestiti e il differimento di una parte delle tasse. Sia Parigi sia Berlino hanno stanziato fondi ad hoc per le start-up. Londra da novembre al prossimo gennaio offre sovvenzioni fino a 1.875 sterline, che salgono a 3.750 da febbraio ad aprile 2021. Didattica a distanza, tornano le lezioni da casa, dalla formazione che è poca, ai PC mancanti, e si teme salti la rete per i prof collegati da scuola. Secondo i dirigenti scolastici e gli esperti del mondo digitale, tra i banchi, gli istituti insomma ancora arrancano. Sono passati 8 mesi dalla prima lezione online, ma la rete è rimasta claudicante. I dispositivi non ci sono ancora per tutti e la formazione non è stata sufficiente. Il mondo delle fiere in crisi per la pandemia ripiega sui tour virtuali. Insomma, più presenze e meno costi. Dopo il Covid si lavorerà in parallelo. La prolungata chiusura ha determinato un calo del fatturato del 70% e anche la riapertura a settembre è stata condizionata. In molti virano sull'evento del 100% digitale, compresi il Marmo Mac di Verona Fieri e l'Evo Trend di Fiera di Roma. AEFI scrive che la pandemia ha accelerato un processo già in atto, quindi sempre più aziende di settori interessate al business dicono la pensiamo sul calco di una fiera reale per non stravolgere l'esperienza dei visitatori. Resta lo zero dell'indotto dagli allestimenti alle strutture ricettive. Vi auguro di non sapere mai cos'è la fame d'aria, i miei polmoni non funzionano più. C'è un video appunto in rete che è di una persona che dal letto dell'ospedale di una ricoverata Covid che dal letto di un ospedale ci dice che sto qui sdraiata e prego che arrivi presto l'infermiera a portarmi le gocce perché solo se crollo riesco a calmarmi. I miei polmoni non funzionano più, li sento pieni d'acqua, vorrei strapparmi dalla faccia questo bavaglio, ma se lo faccio crepo perché da sola non ci riesco più a respirare. È la testimonianza che arriva da una paziente 37enne ricoverata in terapia intensiva da Alessandria, si chiama Clotilde Armellini, che ha scelto di pubblicare sui social network un video girato dal letto di ospedale. Nel filmato che è postato in rete c'è appunto la donna che appare per alcuni secondi visibilmente provata e sconvolta dalla malattia, mentre medici e infermieri le fanno indossare il casco per la respirazione assistita. Non vedo mio marito da giorni, dice, sta male anche lui, barricato dentro casa con i nostri figli, anche loro positivi. Vi auguro di non sapere mai cos'è
la fame d'aria, appunto, e quando apri la bocca e inspiri, ma non entra niente. Ti senti i polmoni chiusi come due sacchi rotti e boccheggi come un pesce rosso saltato sul pavimento. Notizie da Napoli e dalla Campania, manifestazioni al Vomero, i commercianti contro il coprifuoco, libertà per le nostre attività, dicono. Manifestazioni in piazza Vanvitelli e via Scarlatti, organizzata dai commercianti fortemente penalizzati dal coprifuoco in vigore da venerdì in Campania. Presenti diverse centinaia di persone e un gran numero di camionette di forze dell'ordine. Momenti comunque di forte tensione con i giornalisti presenti. Coronavirus, nella nuova ordinanza prevista l'ipotesi di chiusura dei cimiteri nel giorno dei morti. Secondo quanto riportato nell'anticipazione sulla nuova ordinanza regionale in fase di emanazione, è stato dato mandato all'unità di crisi di valutare insieme all'ANCI entro il 28 ottobre prossimo le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti il 1 e il 2 novembre. Si potrebbe dunque, questa è un'ipotesi sul tavolo, arrivare alla chiusura dei cimiteri nel giorno delle commemorazioni per i santi e dei defunti. Coronavirus, nuovo record di positivi in Campania, quasi 2.600 i nuovi casi. Un nuovo record di positivi in Campania, sono infatti ben 2.590 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella regione, a fronte di 16.906 tamponi analizzati. Bene cari amici, e adesso passiamo con le notizie dal Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Si è svolta a Trieste il 24 ottobre una manifestazione in Piazza Libertà, indetta dal gruppo di estrema destra Son Giusto, per protestare contro il business dell'immigrazione clandestina all'inno Riprendiamoci i nostri quartieri. Associazioni e realtà politiche di destra avevano criticato l'autorizzazione a tale evento, in quanto proprio nella piazza opera Linea Ombra, un'associazione di volontari che offre aiuto ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Cittadini hanno occupato la piazza in maniera passiva, seduti e in piedi, per fare resistenza e contromanifestazione al gruppo di estrema destra. La polizia ha caricato alcune persone cercando di disperdere l'occupazione non autorizzata. Ci sono state colluttazioni ed alcune persone ferite. I triestini si schierano a favore delle associazioni che si attivano per aiutare gli stranieri che arrivano stremati dal viaggio lungo i Balcani dopo aver subito ogni genere di violenza. I triestini criticano in maniera anche preoccupante le autorità che hanno autorizzato tali manifestazioni organizzate da fondazioni fasciste che si accaniscono contro gli uomini e le donne fragili a cui si cerca di garantire un minimo di diritti umani. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saius. Bene, ringraziamo Sabrina Ciccotti per le informazioni e passiamo alle altre notizie sempre dal Friuli Venezia Giulia. Emergenza Covid, stop al pronto soccorso di Cividale e Gemona. Questa azione, spiega Riccardi, eviterà la saturazione dei reparti dedicati alle cure non intensive, permettendo un più rapido turnover dei pazienti. In questa fase dell'emergenza il sistema sanitario regionale sta avviando un'azione di riconversione dei posti letto per garantire la continuità dell'assistenza ai pazienti che non necessitano più delle cure tipiche della fase acuta. Questa azione eviterà anche la saturazione dei reparti dedicati alle cure non intensive, permettendo un più rapido turnover dei pazienti. Così ha detto Riccardi. Coronavirus, 334 nuovi contagi e 2 decessi in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di due anziane, ospiti della casa di riposo Moschion di Trieste, dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio. I morti salgono a 374. Sono stati rilevati ieri 334 nuovi contagi a fronte di 3.800 tamponi eseguiti e 2 morti da Covid-19. Entrambi i decessi sono avvenuti a Trieste e riguardano 2 anziane ospiti della casa di riposo Moschion, dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio con 25 anziani e 3 operatori contagiati. Nel primo caso si tratta di un 86enne e nel secondo, già reso noto alla stampa, ma inserito nel conteggio complessivo solo ieri a causa dei tempi di aggiornamento dell'anagrafe, di una 90enne. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi.
Alpinisti in difficoltà sulla parete del Gamspitz. L'allarme è scattato intorno alle 22 da Paluzzo. Alla fine la coppia, un uomo e una donna austriaci, sono scesi da soli. Sono riusciti a calarsi autonomamente dalla parete i due alpinisti austriaci, le cui torce erano state notate ieri sera intorno alle 22 in parete da due persone diverse da Paluzzo, che avevano segnalato la loro presenza portando all'attivazione dei soccorsi. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.